Buongiorno. Come tutti voi mi trovo a casa, forzatamente, ma d'altra parte è un sacrificio che si affronta volentieri dal momento che poi è nell'interesse di tutti. Certo, questa permanenza forzosa nelle nostre abitazioni è un'esperienza non facilissima e c'è chi cerca di fronteggiarla dedicandosi alla visione di serie televisive o film offerti in gran quantità dai vari servizi di streaming, oppure chi si dedica alla lettura o alla scrittura. Vi confesso dal mio punto di vista che in questi giorni non è facilissimo scrivere, però cerco invece di contrastare questa situazione leggendo magari un pochino di più. In questo periodo sto leggendo un libro molto interessante, L'ultima intervista di Escol Nevo, edito da Neri Pozza. Questo libro è un'opera particolare perché si colloca a metà strada tra l'intervista e il genere narrativo. Ne è protagonista uno scrittore che, rispondendo alle domande che gli sono rivolte attraverso internet, mette a nudo la propria anima e, in un certo senso, tutta la propria esistenza. D'altra parte, se mi consentite un piccolo suggerimento pro domo mea, vi consiglierei di consultare il catalogo dei racconti in formato digitale e-tales di edizionigrafe.it. È una collana di racconti di media lunghezza, curati indegnamente dal sottoscritto, scritti da autori di un certo pregio e che credo possa riservarvi qualche piacevole sorpresa e un modo, credo, interessante per trascorrere il tempo in questi giorni non facili per tutti. A questo punto non mi resta che salutarvi e, augurandovi buona lettura, vi esorto a tenere duro. A presto!